via Skype, ritorna Radini Tedeschi. C'è una mostra ai Musei Reali, stiamo parlando di Torino ovviamente, è vero Tedeschi? Esattamente, buonasera. Lei crede al mondo delle fiabe, Tedeschi? Ha sentito Roberta Cima? Bisognerebbe crederci un po' di più, perché il realismo a volte è pericoloso. E quante volte ha visitato il Colosseo? Il Colosseo l'ho visitato poco, nonostante io abiti a Roma, ci sono stato forse 2 o 3 volte, non di più. Poche volte, perché poche, l'affluenza sì. È tanta, vero? Abbiamo sì, ripreso davvero tanto, devo dire. Si sogna i Musei Reali a Torino con questa mostra, lei dice il titolo, Radini, ti dici. Rembrandt incontra Rembrandt. Esattamente. Sì, si sogna perché è una mostra costruita su 2 pilastri, che sono 2 dipinti fondamentali. Uno, il ritratto di Vecchio Dormiente, appartenente alle collezioni della Galleria Sabauda. L'altro invece è la scena in Emmaus del museo André Jacquemart di Parigi. Quest'opera è arrivata e è a confronto appunto con il Vecchio Dormiente. Rembrandt è un grandissimo pittore, e però secondo una concezione storica ogni artista è legato alla sua terra, e quindi Rembrandt ha rappresentato il secolo d'oro dell'Olanda. I Paesi Bassi si erano emancipati e liberati del gioco diciamo cattolico di matrice asburgica spagnola, e quindi erano diventati una repubblica molto libera. C'era una grande tolleranza religiosa, e quindi ad esempio ad Amsterdam c'erano tantissimi ebrei portoghesi che potevano praticare il loro culto senza essere discriminati, o ancor peggio, come succedeva in Spagna con l'Inquisizione, essere uccisi o processati. C'erano i francesi ugonotti, e quindi Rembrandt, che tra l'altro viveva nel quartiere ebraico di Amsterdam, quando non c'è mai stato un ghetto ad Amsterdam, ma un quartiere ebraico in cui questi portoghesi praticavano i mestieri soprattutto anche di mercanti d'arte, oltre che mercanti di legname e di tabacco, era un centro molto vivo Amsterdam, era un po' come Venezia nel secolo precedente. La Venezia del 500 e l'Amsterdam del 600 è un crocevia di cultura, di commerci, di mercati, e allo stesso tempo Rembrandt ne è il rappresentante massimo. In queste 2 opere vediamo come è riuscito a, soprattutto nella cena in Emmaus, a raffigurare l'immagine di Gesù Cristo, che sembra quasi un fantasma. Infatti, che appare. Stiamo vedendo le immagini, lo dico a tutte e tre i nostri ospiti per quanto riguarda l'arte, sono mostre per tutti, molto bene. Anche a Torino, ai musei, mostra per tutti. Per tutti gli interessati, senza dubbio, perché ci vuole anche molto interesse. Direttrice o direttore? Sì, assolutamente. Teatro, musica, arte. Applausi al teatro, a chi lo fa, a chi lo ama, a chi lo vede e anche a chi lo critica. Applausi ovviamente alla musica, applausi all'arte. Sempre di domenica, sempre su Rai 1, sempre di notte. Buonanotte.